Ha fondato un'agenzia giornalistica femminista curda, è un'artista ed è stata incarcerata per anni. Zehra Doğan è un personaggio forte, complesso, capace però di trovare sempre motivi e modi per guardare avanti. Così la mostra che le dedica la Fondazione Brescia Musei, nella sede di Santa Giulia, dal significativo titolo Avremo anche giorni migliori, non è una semplice esposizione, ma qualcosa che va oltre, come ci ha spiegato la curatrice Eletta Sambulis. Qui a Brescia c'è una mostra, la prima in Italia, ma direi la prima a livello internazionale, con 60 opere di Zehra Doğan, di cui 56 realizzate nelle carceri in cui lei è stata reclusa per quasi 3 anni, Mardin, Nusaybin, Tarso. Si tratta di 56 opere realizzate non solo da Zehra, ma anche dalle detenute con cui lei si è trovata a lavorare. In che senso? Non immaginiamoci un lavoro a quattro mani, ma una forte relazione, un dialogo che portava attraverso anche una solidarietà che aiutava nel trovare, per esempio, banalmente i materiali, all'opera finita. I materiali, appunto, uno dei punti caratteristici del lavoro di Zehra Doğan, che trova la propria forza nella storia che documenta, ma anche nella consapevolezza artistica che lo sostiene dal profondo. Zehra ha studiato arte alla facoltà di Diyarbakir e grazie alla sua esperienza comunque di giornalista e artista impegnata sui fronti internazionali conosce quello che è il mondo dell'arte. Ha scelto in modo consapevole di usare elementi che provengono dalla tradizione iconica del mondo curdo, della tradizione popolare curda. La sua modalità di lavoro è una modalità di lavoro che utilizza in modo contemporaneo, qualsiasi materiale, con la differenza però che in questo caso non è semplicemente una scelta estetica, è una scelta dovuta alla necessità. Una necessità che è anche urgenza narrativa e di testimonianza, urgenza di esistere come arte, come oggetto che documenta e in un certo senso giustifica le vite che Doğan racconta. Non sappiamo se possa anche salvarle queste vite, sicuramente in parte lo fa, ma il punto principale sta probabilmente nel messaggio veicolato dal titolo Avremo anche giorni migliori, perché qui viene indicata una prospettiva possibile, oltre che ovviamente una speranza.